temi di troppo. Grazie. Io credo che sia la scuola dover ringraziare il signor Bruschi, perché a volte i ragazzi studiano su libri di storia e ancorché i libri di storia siano un po' troppo sintetici, come il signor Bruschi ha sottolineato, i ragazzi hanno anche l'impressione che il libro stia parlando di cose chissà quando avvenute, chissà dove avvenute, e a volte anche chissà se avvenute davvero, che non devo stare io a sottolineare come molte correnti di pensiero tendano a minimizzare o addirittura a negare fatti storici che sono ancora nel ricordo di una parte di popolazione. Io non voglio in questa sede cominciare a fare della politica attuale. Questa sede voglio ringraziare il signor Bruschi perché ha saputo incontrare i nostri studenti, come lui stesso ha citato prima alcune espressioni dei ragazzi, ha permesso loro di capire che dietro la storia ci sono delle persone. Ci sono delle persone che possono essere anche le persone che hanno vissuto, se non vicino a loro, vicino comunque quelli che sono stati i loro nonni o i loro bisnonni. Perché a volte ricordiamo dietro il testo del libro, il film che vediamo al cinema o il documentario che vediamo alla storia, lo ricordiamo con sì, una conoscenza che sappiamo ripetere, ma a volte senza percepire che dietro lì c'erano delle vite umane e certi tradimenti dolorosi e ingiusti, come il suicidio, dove sono state uccise persone che non avevano fatto nulla, perché se tendiamo a capire la morte di due che si fronteggiano, la morte di persone inermi e assolutamente inconsapevoli e innocenti, non riusciamo più a capire. La storia che c'è dietro questi grandi fatti, grandi eventi, come la seconda guerra mondiale, deve essere comunque portata sulla storia personale di ognuno. Come il signor Bruschi ha detto, l'eccidio io me lo porto dentro, e prima ancora, perché era un fatto della storia che riteniamo giusto, prima ancora perché è una ferita personale che il signor Bruschi bambino si porta dentro da quando era praticamente poco meno di un ragazzo. E la storia personale del signor Bruschi è una storia che può accadere ogni giorno, se non attraverso un problema così grande, anche nelle ingiustizie che facciamo chi ci è vicino, perché ci dimentichiamo di certi valori. E allora è giusto che i testimoni veri di carne e ossa, entrino nella scuola per dire ai ragazzi: la storia è una storia di persone vere, realmente esistite, non quelle del film che cadono morte e poi di fatto sono vivi. E è una storia che ognuno di noi deve imparare a ricordarsi, perché può accadere in altre forme, in altre vesti, in altri colori, con altri fronti, ma può riaccadere. E riaccade, se non qui, e comunque accade già in questo momento, chissà in quanti altri paesi. Io ringrazio anche i ragazzi, e davanti a questi interventi si dimostrano attenti e responsabili, perché a volte non li sottovalutiamo e diciamo ai giovani non hanno in mente niente, sono superficiali, pensano solo al divertimento. Ecco, invece a volte farli incontrare
con qualcosa che umanamente ha uno spessore anche doloroso, ma così tangibile e vero, forse li aiuta a tirar fuori anche da loro stessi una certa autenticità dell'essere persona, una certa autenticità nel percepire i valori veri. Perciò mi auguro che ogni anno possa essere riorganizzata con l'aiuto degli insegnanti, sia quelli preposti ai progetti, sia quelli che ne facilitano l'organizzazione, questo tipo di insegnamento che è un insegnamento concreto, vero e reale. E per far sì che i nostri ragazzi ne portino memoria nella loro vita e diventino dei cittadini responsabili e attenti, in virtù non di quello che magari loro hanno vissuto personalmente, ma che hanno sentito narrare da chi ne è portatore diretto di esperienza. Perciò un grazie veramente al signor Bruce, che ci ha regalato del tempo, e ai ragazzi che hanno saputo valorizzare il tempo che il signor Brusti ci ha regalato, e in fondo voglio dire che forse il signor Brusti è stato spronato anche dall'accoglienza che i nostri studenti gli hanno dato. Approfitto per ringraziare anche il centro di studi Gian Mozzi, che sta facendo nel territorio da anni un grossissimo lavoro di documentazione su questo momento, su questo argomento che è, diciamo, la seconda guerra mondiale, come è stata vissuta nel nostro territorio e in altri momenti, molti altri temi che toccano comunque il nostro territorio, le usanze e gli spaccati sociali. In questo modo, attraverso il centro Galmozzi, continuiamo a fare quello che il signor Brusti ci ha donato, cioè facciamo sì che la nostra storia sia una storia che non vada dimenticata col passaggio delle generazioni, ma una storia che resti presente e che aiuti le generazioni dei giovani, attuali e futuri, a valorizzare ancora di più quello di cui beneficiano, perché quello di cui beneficiano è l'evoluzione di una vita faticosa che altre generazioni prima hanno costruito a fronte di eventi storici, sociali, civili che hanno costato fatica. Non parlo solo della guerra, ma parlo anche, diciamo, di una civiltà meno evoluta, meno tecnologica di quella che abbiamo adesso, dove veramente le persone per vivere dovevano faticare ogni momento. Perciò diciamo che il centro di documentazione Galmozzi, che peraltro era già entrato nella nostra scuola e aveva già stimolato i nostri ragazzi a essere loro stessi ricercatori di documentazione, ricercatori di fonti storiche, perché continui il centro a fare questo tipo di studio in collaborazione proprio con le giovani generazioni. Perché? Perché se i nostri ragazzi sanno dire ai loro insegnanti: ah sì, anche mio nonno, anche quell'anziano che abita vicino a me ci può raccontare questa cosa, in fondo costruiamo un ponte fra generazioni, perché oggi si tende a dire: ah, se tu sai usare l'iPod, il telefonino, se tu sei andato alle Seychelles, allora sì, se no no. Invece i nostri ragazzi devono sentire di aver fatto una bella cosa se hanno scoperto e rivalutato una tradizione, una testimonianza, una documentazione diretta, facendo sì che questo frammento di storia non decadesse dimenticato per sempre. Ecco, perciò i nostri ragazzi, quando partecipano personalmente a queste ricerche storiche,
nelle varie forme che voi avete fatto, perché a volte avete parlato dei giochi di una volta, dell'alimentazione di una volta, della scuola di una volta, siete stati scopritori esplorando quel pezzo di storia che si poteva ancora tenere vivo. E questo ponte tra la storia attuale e la storia antica, le generazioni giovani attuali, quelli che sono stati i giovani di 50 anni fa, credo che sia un ponte che vada molto alimentato, perché vanno alimentate proprio le relazioni umane e i valori, anche di quei valori che sembrano insignificanti e che invece portano qualcosa di positivo a chi è vicino e a chi adesso è un ragazzo, ma che può conservare dentro di sé quello che ha raccolto in prima persona. Perciò io ringrazio i ragazzi delle terze medie che ormai sono in prima superiore, ringrazio i ragazzi delle attuali terze medie, perché mi aspetto che anche loro entro la fine dell'anno abbiano messo in luce ancora una parte di realtà che va conservata con molta attenzione, perché è umanità, è storia della nostra storia locale, personale, ma anche della nostra storia italiana. Grazie perciò di avermi voluto presente stasera, che ho potuto esprimere questo grande valore per la scuola a tutta questa azione. Azione bella perché fa fuori e dentro la scuola, e anche questo penso che sia veramente un risultato.